Buongiorno ragazzi, finito il lavoro, andiamo in palestra. Oggi non ho scuse, neanche una. Ieri non sono riuscito, come sapete, niente, mi è bastata un po' la passeggiatina serale, ma non è così che risolviamo la vita. Bisogna rimanere attivi, fare cose, di conseguenza ora andiamo ragazzi, ora andiamo e voglio stare lì almeno 2 ore, 1 ora e mezza, giri lì. Piuttosto spero di aver preso tutto, ciabatte, robe, perché mi devo fare anche la doccia lì chiaramente. Speriamo bene, anche perché l'ho lasciata ieri in macchina qua, quindi non ho controllato ora che ci fosse tutto. Semplicemente mi fido del mio buon istinto sportivo. Per il resto ragazzi non ho neanche una novità, purtroppo non è stato ancora fissato un appuntamento tra il perito e il tipo dell'agenzia che mi sta facendo imbestialire, perché non risponde, cioè con quello che ho pagato non risponde mai, ma ci rendiamo conto, e non riesce a organizzare una... Oddio ragazzi, qua abbiamo... lui ha vinto tutto, il ragazzo qua... non ci credo, sono in 2... L'efficienza ragazzi, una bici, 2 delivery, pazzesco. When the bro is calling. Comunque a parte gli scherzi, oggi devo anche andare a fare il metano, quindi finita palestra mi fiondo direttamente al distributore, ti devo fare il pieno, e devo andare anche al supermercato, quindi un po' di commissioni ce l'abbiamo da fare. Supermercato, mi devo comprare il dentifricio e roba da mangiare in generale. Vorrei fare il ragù, vorrei organizzarmi per fare il ragù fatto in casa come piace a me, come voi sapete che io ogni tanto ci tengo a sguinzagliare, accendere le fornaci e tirare su 2 kg di ottimo ragù. Quest'inverno, visto che sta arrivando il freddo, voglio ritornare a fare i ragù di carne particolari, quindi di cervo piuttosto che di lepre, piuttosto che di asino, di anatra, insomma un po' di tutto, perché io anni fa mi divertivo a farli così, e quindi voglio insomma ritornare alle vecchie origini, le vecchie tradizioni. Tutto questo mi sono anche dimenticato di dirlo, prima mi sono messo a fare la lavatrice, c'è un botto di roba ragazzi, ho fraccato dentro, ho messo 60 gradi, spero che non si rovini niente perché c'è il demonio, e così mi sistemo anche la stanza, faccio tutte le mie cosine, rituali, e adesso così, ora andiamo in the gym. La vita, dopo qua comodamente c'è anche un ottimo supermercato, la Coop. E niente, indovinate chi deve tornare al parcheggio perché ha dimenticato le cuffie? Io! Potrei fare vlog in modalità cinematica. Ah no, perché sono a 30 fotogrammi, non 60, e non va bene. Se no non c'è il matching con la videocamera normale. Oh, ce l'abbiamo fatta ad andare a fare il pieno. Adesso devo andare a fare la spesetta subito. Mi sono anche reso conto di una cosa molto importante, ragazzi. Sto per toccare i 100.000 km nella macchina. Quindi non so se festeggiare o essere triste. Una cosa è certa, devo andare a fare il tagliando. Mi avevano detto quando tocchi 100.000 vieni a farlo. Quindi sono un po' agitato per questo. Però vabbè, adesso ci facciamo solo... intanto ci facciamo il pieno e poi vediamo. E la spesetta, ragazzi, la finiamo qua. Ok ragazzi, stiamo per toccare 100.000 km, siamo molto vicini. Vi ringrazio per il supporto, ricordatevi di iscrivervi al canale, commentare, attivate la campanella, aiutatemi a comprare un'altra macchina perché qua siamo agli sgoccioli, devo buttare via tutto. Dai che ce la facciamo. Oddio, anzi, no! Abbiamo toccati 100.000. Vabbè ragazzi, fatto, insomma, ce l'abbiamo fatta. Io vi invito, ieri non ho neanche filmato, alla fine sono andato, ho cenato, allora post palestra ho cenato con delle alette di pollo piccanti, del purè e delle carote, insomma molto molto sano. Poi sono andato da una mia amica, ci siamo visti una serie TV e niente, poi filato a letto. Anzi, quando ero lì da mia amica mi sono anche addormentato, per farvi capire il mio livello di attenzione quando sono disteso
a vedere un film, è tipo inesistente. E niente, quindi io, giornata è andata abbastanza bene, io vi invito a mettere mi piace, commentare, a iscrivervi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo per il prossimo video delle 11 e ricordatevi, solito discorso, lì l'algoritmo si sfama delle vostre interazioni, di quello che scrivete qua sotto e potete fare in modo di far venire più gente, così, anche se sto vedendo che tutti i giorni bene o male un iscrittino per il momento sta arrivando, quindi vi ringrazio di questo, stiamo crescendo con calma, siamo quasi a 2005, nel giro di una settimana forse ci arriveremo, chi lo sa. E niente ragazzi, io ci aggiorniamo dopo.